Allora, questo è l'orto della scuola di Scario, è una scuola primaria e dell'infanzia. C'è un orto sinergico, è un orto biologico tradizionale. La napitata che sta terra ca non tene più una faccia pa guarda la strada cula runga tutte cose ca non già facim più a supporta l'acqua ca tenim un coppa le montagne non so sabato se vai a putca la stagione re li panni li frestieri con l'acqua e noi non già putimara ce fanno crere che carne invece nuosso mi piacerebbe ricordare che le leggi, molto spesso la normativa vigente non è dalla nostra parte, perché per esempio in una scuola io ho eliminato le merendine confezionate, perché i bambini fanno merenda a scuola, ma fanno un'eco merenda, che non è il confezionato, che è quello previsto per legge, perché bisogna avere la rintracciabilità. Insomma, questa igienizzazione, no, delle nostre vite, questa sanitarizzazione, dico io, delle nostre vite, non è dalla parte del vivere sano, perché mangiare una fetta di pane e olio è fuori legge, e invece mangiare magari una merendina di sottomarca, del discount, tossica, povera di ingredienti sani, magari anche avvelenata, e quello invece è legale. Per cui io, è anche una provocazione questa, io non vedo l'ora di avere una denuncia perché faccio mangiare pane e olio ai bambini, perché sono contro la normativa. Poiché io sono una persona di legge, legale, è una provocazione per smuovere anche l'ASL, gli organi competenti, perché sia finalmente valorizzato questo modus vivendi, cioè che le amministrazioni, le istituzioni si prendano cura di questo aspetto e finalmente insomma, vadano a sostenere chi come me crede che mangiare sano sia quello che stiamo facendo noi e non quello che prevede la legge. Ti faccio un esempio, a mensa io ho i rifiuti zero, piatti, stoviglie di metallo, le posate, non abbiamo più il monouso, però non posso far utilizzare il pane buono della nostra zona o del palio, del grano per esempio come facevamo col nostro collaboratore che ci portava il pane da caselle, perché devono mangiare il panino imbustato, che non è pane. E allora io chiedo, è possibile che sia più sano, sia più garantito un panino che è, scusatemi, una porcheria, imbustato uno per uno, una massa molliccia, insomma, che non ha nessun senso rispetto a una fetta di pane fatto con lievito madre, forno a legna, farine locali, controllate, perché è vietato, l'ASL non mi permette di utilizzare il pane. E io con questo splendore di orto, di mensa a rifiuti zero, ogni giorno mi devo sopportare che ai miei bambini a mensa venga distribuito il panino in busta. Ci troviamo nella scuola elementare, nella scuola primaria di San Giovanni, quindi siamo in collina, è una scuola che è la più numerosa del mio istituto, cioè intorno a circa 130 alunni. E questa è una scuola che lavora molto sulla transizione. La transizione è questo passaggio epocale che stiamo vivendo io dico dall'eccessivo consumismo, da questa paccottiglia a cui ci avevano abituato
a consumare, a produrre. Adesso stiamo recuperando dei valori diversi. Questo è il piccolo orto sinergico di San Giovanni, che devo dire sta dando dei risultati incredibili. Non è stato tanto attaccato dalle cavolaie, i broccoli, e questi qua sono stati raccolti l'altro giorno e ora non ce ne sono, ma tra scarole e broccoli questo piccolissimo spazio produce cesti e cesti di verdura. Dire che qui insomma abbiamo una collaborazione enorme da parte delle cuoche, abbiamo le cuoche che sono disponibili, le collaboratrici scolastiche che sono delle persone che lavorano, che fanno di tutto, che ci seguono, insomma io intorno ho uno staff di quelli forti, insomma di quelli bravi. Chiaramente questo non è un evento eccezionale, ormai qui sono 5 anni che si mangia a merenda, cioè si fanno le merende così. Chiaramente oggi in questo momento li abbiamo messi tutti insieme, come succede spesso, no? Per dei momenti particolari, ma in genere qui, cioè in genere tutti i giorni alle 10:30 la collaboratrice passa per le aule, per le classi e porta il vassoio di pane e olio, perché è un fatto che ormai è diventato acquisito, è una nostra sana abitudine. È stato molto difficile vincere le resistenze dei ragazzi, anche perché i ragazzi di oggi sono abituati a mangiare il pubblicitario, no? Tutto quello che viene comprato al supermercato, tutto quello che ci propina l'industria, e non solo le loro resistenze, sono stati molto difficili anche le resistenze dei genitori, perché proporre questo a una società rurale come quella di San Giovanni a Pino era letto, era visto come un voler tornare indietro. Cioè io ho mangiato per tutta la vita pane e olio, oggi posso affrancarmi da questa povertà e posso andare al supermercato a comprarmi le merendine, quelle pubblicizzate. Per cui proporre questo veniva letto come un voler ancorare ad un passato dal quale insomma si volevano liberare. Fermo restando che poi io ho tantissima fiducia invece nei bambini, nella nuova generazione, che una volta che hanno imparato loro, acquisito loro, poi loro andavano a casa e chiedevano quello che avevano detto a scuola. Per cui insomma è capitato molte volte mamme disperate che venivano a scuola a dire: ma vabbè, mio figlio non vuole più le merendine, ha detto che vuole pane e olio anche di pomeriggio a casa. Per cui questo è un successo enorme, insomma noi stiamo formando una nuova generazione che sarà quella che poi cambierà anche la testa del mondo adulto. Ce fanno credere che carne invece muo' solo.